Nell'immensa varietà di pregiudizi, modi di dire, convenzioni da sfatare, io ho scelto moglie vuoi dei paesi tuoi. E sono partita da una piccola storia di due tizi che si incontrano, lui e un lei, in un'uggiosa estate londinese. Lui viene da Bari. E lei viene da Milano, lui viene da una famiglia numerosa, rumorosa, con al piano di sopra i cugini materni, al piano di sotto i cugini paterni, un nonno, una nonna, pranzi con 20 persone. Lei invece viene da una famiglia binaria, una mamma e una figlia che mangiano minestrone giocando a scala 40 su un tappeto persiano. È un ménage silenzioso, è un ménage molto rigoroso, un po' prussiano. Il ménage di lui invece è un ménage non solo chiassoso, ma all'insegna dell'improvvisazione, dell'allegria, anche un po', come dire, dello sgomitamento reciproco. Parlano lingue diverse loro due, perché lei parla un po' italiano, un po' francese con la sua mamma esigente e rigorosa. Lui invece parla barese, canta. Intona i cori del Bari e si incontrano lì in quest'estate uggiosa, si innamorano, si baciano alla fermata dell'autobus a due piani e stanno insieme da 20 anni, hanno 3 figli, vivono sempre vite un po' strampalate, ma sono molto felici. Ecco, il mio messaggio è che la differenza arricchisce, arricchisce soprattutto nella vita di coppia. Quindi moglie, da paesi lontani e diversi, vuoi da dove vuoi tu.